Io chiudo, ci vediamo, è stato bello, vado a casa. Sai perché? Perché una volta che sono uscito dalla linea di Cup mi hanno ritirato la patente. E quindi. Ah vabbè, non è che noi agiamo solo sui campi di calcio, mettiamola così. Dicevo, a come era stato a Palermo anche oggi, cioè vedersi davanti tutti questi ragazzini, questi bambini che cominciano a giocare a calcio, è sempre una bella emozione. Sì, no, sicuramente le parole più importanti le ha dette il Don, perché penso che la cosa più importante di quando si è piccoli è divertirsi insieme, giocare, senza pensare tanto al domani, però divertirsi veramente in quel momento, perché comunque è un momento di raccolta, è un momento per fare nuove amicizie, per unirsi intorno a un pallone che è un po' tutto il sogno di tutti i bambini fin da piccoli, quindi penso che è la cosa più importante, è divertirsi senza pensare. Quindi ragazzi, mi sembra un bellissimo messaggio, pensate a divertirvi e alla fine possiamo dirlo serenamente, credo, io ormai più di qualcuno di questi ragazzi l'ho conosciuto, con un pallone in mezzo ai piedi voi siete esattamente come loro e loro sono esattamente come voi, c'è un pallone, si corre dietro il pallone e quello è lo sport più bello e divertente. Possiamo anche, allora, se volete potete anche fargli un applauso, io non ve lo dico perché non vorrei mai che non fosse così spontaneo. Allora Edo, ci sono due ragazzini, sono quelli che sono seduti a fianco, che hanno anche domande per terra, Coral e Filippo, giusto? Venite qua, intanto. Allora, vi mettete voi a fianco a Edoardo, tutto tranquillo Coral, perfetto, meno male. Filippo, a posto? Ottimo. Allora, cosa volevi chiedere Edoardo? Come hai cominciato a giocare a calcio? Sicuramente ho iniziato come voi perché I primi passi li ho iniziati anche in un oratorio vicino a casa, quindi anzi sotto casa, e per me andare all'oratorio era sempre un litigio con mia mamma, perché comunque quando mi diceva vai all'oratorio solo se fai i compiti, se finisci i compiti, quindi per me era, non vedevo l'ora di andare all'oratorio per stare insieme agli altri bambini e giocare tutti insieme, quindi sicuramente ho iniziato all'oratorio a dare i primi calci. Quindi ragazzi, come vedete si può cominciare in oratorio, Corallo, e poi si può diventare giocatore di Serie A. Tu vuoi diventare un giocatore di Serie A? Sì. Vorrei anche vedere. Filippo? Vuole giocatore di Spiri per migliorare? Senza andare troppo lontano dico Acerbi, perché penso che sia uno dei giocatori più forti in Italia e penso che meriti tuttora la nazionale, perché fare 100 partite consecutive sono tante e è veramente un professionista, quindi oltre ad essere una gran persona è un gran professionista, quindi penso che senza andare troppo lontano dico sicuramente Acerbi. Tu che ruolo giochi Filippo? Portiere. E a chi ti ispiri? Consigli. Questo è, c'ha tutti i nomi del mondo in testa, ha detto aspetta che facciamo la cosa fatta furba, così almeno, bravo Filippo, così si fa, bravissimo. Tra l'altro io so che tu sei figlio d'arte, sei nipote d'arte in realtà, perché so che tuo nonno anche giocava a calcio, quindi una cosa di famiglia. La domanda mi viene da farti, senza che ci sentano loro, ma tu li